piattaforma online, perché poi questa piattaforma dà la possibilità di aggregazione, quindi di formare un gruppo, perché meetup significa proprio gruppo. Questo gruppo che si incontra in un determinato posto, in una determinata ora precisa, in un determinato giorno. Quindi è più importante il meetup o più importante il gruppo che si va a riunire in quel punto, in quel posto preciso? Penso che sia più importante il gruppo. Allora, se si ritiene che il gruppo è importante, il meetup passa in una seconda linea, e questo è il primo accento. E per quello che dice Di Battista, Fibo, i meetup non rappresentano il Movimento 5 Stelle, questo va bene, i meetup sono importantissimi perché lavorano sul territorio, e questo va benissimo, però loro hanno anche detto che i meetup non devono essere rappresentati né dai rappresentanti politici che stanno in Parlamento e nemmeno da quelli che stanno in regione, e quindi non possono i candidati regionali, i portavoce regionali non possono rappresentare o l'uno o l'altro meetup, ma proprio Di Battista, che c'eravamo presenti tutti a Imola, ha detto devono rappresentare tutti i cittadini e non essere rappresentanti dei meetup, e questo mi sembrava importante chiarirlo. Poi un'altra cosa, da non sottovalutare comunque i tavoli che si stanno già portando avanti, quelli che si possono aprire e quelli che comunque stanno già lavorando, per cui inviterei tutti quanti alla partecipazione nei tavoli, perché alla fine ci ritroviamo sempre quei 3, 4, 5, 6 persone o massimo 10, anche di più a volte, però siamo sempre in pochi a lavorare. Grazie. Grazie. Allora, Ferdinando. Ferdinando e Stefano. E abbiamo terminato. Un minuto. Io sono una co-organizer dell'altro meetup. Basta. Ah, in generale, a tutti quanti. Volevo presentarvi. No, io velocemente volevo innanzitutto chiedere scusa per prima, per un po', però in queste situazioni a volte le emozioni ci sopravvalutano, comunque vabbè, per quello che è successo. Poi volevo anche chiedere scusa ad una parte solamente del meetup 256, solamente ad una parte. Per il resto volevo dire che io personalmente, torno a ripetere, io sono d'accordo con avere delle regole, però io rimango del mio parere, quando ho detto di Di Battista prima non volevo parlare di foto, fotine o di post su Facebook, volevo semplicemente dire che il parlamentare Di Battista, che è un referente, che è un cittadino eletto in Parlamento del Movimento 5 Stelle, mi ha detto semplicemente, quando gli ho presentato una proposta che ho avuto modo di leggere, che non era assolutamente vicina a quello che è la nota 4 del regolamento del Movimento 5 Stelle. Quindi io personalmente mi atterrò e spero che venga fuori una proposta che si avvicina più possibile a questo regolamento del Movimento 5 Stelle, quindi che permetta innanzitutto a chi si vuole candidare di candidarsi, e soprattutto che non deve, diciamo che è scritto prima dei 2 anni, oltre al fatto quello di Mario che dicevamo prima. Grazie. Terminato? Grazie, grazie. Stefano, e poi concludiamo così. Ma buonasera, grazie mille, Stefano Zanuto. Momento, Stefano. Non sai tutti richiamare questa vocina che usciva dal taschino. Continuiamo, vai Stefano. Mi chiamo Stefano Zanuto, faccio parte del gruppo di Liceali di Latina, facevo parte anche di Latina 5 Stelle Movimento. E io è dalla. Sarà un mese, 2 mesi, non mi ricordo nemmeno più quando abbiamo fatto un'assemblea, avevamo una 30ina di persone, qualcuno mi dica se sbaglio, in cui avevamo deciso insomma come procedere democraticamente. Siamo arrivati oggi, siamo 24 ottobre, secondo me siamo in ritardo, dovevamo già stabilire tutto quelli che erano i criteri. Io oggi venivo qua pensando di votare, onestamente, proposte contro proposte. Votare interamente Pomezia, non votare nulla. Io pensavo di venire qui, alzare la mano, sentire le proposte degli altri. Lo voglio fare, io voglio votare. E mi fa piacere che, riguardo la piccola discussione con l'altro meetup, Movimento 5 Stelle Latina,
oggi sarebbe stata un'altra occasione per esserci, per dire la propria, per provare, per portare le proprie proposte, visto che è mancato quel quid per fare la quadra, mi riferisco a precedenti discussioni. Però non ci sono, io mi aspettavo una partecipazione maggiore e mi fa piacere che ci siano Claudia Sabatino, come coordinatrice dell'altro contatto, Cinzia e Ferdinando, perché nonostante non hanno letto le mail dell'incontro con Pomezia o non sono stati avvisati, a torto o a ragione, oggi stanno qua, hanno detto la loro, i toni si sono alzati, però stanno qua. Un'eventuale proposta che io adesso farò, loro alzeranno meno la mano, stanno qua. Però l'importante è la presenza e la partecipazione. Ho finito, grazie. Grazie. Devo terminare. Allora, passiamo alla votazione delle proposte. Rimane valida quella di Pomezia, quella emendata sempre di Pomezia, mi pare. Giambo, la tua era quella di prenderci una. Però se siamo d'accordo tutti quanti, appunto, secondo me effettivamente l'obiezione che ha fatto Pasqualone è reale, ossia non c'è attinenza, quindi secondo me dovremmo procedere prima a decidere se si vuole votare e stabilire magari se non si vuole votare adesso ci prendiamo un tempo, okay, okay. Una deadline, allora. No? Dopodiché se invece la maggioranza decide comunque di votare una proposta delle due e si procede alla votazione. Allora passiamo prima per quanto riguarda se vogliamo votare per queste proposte la o prima, vogliamo le tre, una della terza diventa subito la prima, ossia votare o non votare. Okay. Allora. Però una cosa, chi può votare? Vogliamo votarle questa sera? Come Claudia Sabatino ha detto giustamente, non ha partecipato, era presente alla scrittura del regolamento né tantomeno era presente quando c'erano i consiglieri di governo. Allora, siccome siamo presenti adesso, legittimato o non legittimato, anche la linea in movimento, 256 c'è Medaffa Amici di Beppe Grillo. Potremmo rivederci o farlo gli organizer e ridiscutere alcuni punti, certo in tempi decisamente ristretti, perché entro una settimana va buttato giù, e rivederci tra una settimana e rimettere sul tavolo le una o due proposte e rivotarle tra una settimana, così che ci sia partecipazione in animi di tutti. Quindi significa non votarle questa per sera? Sì. Ok, allora chi è per votare le proposte come sono state presentate o chi... Legittimati o non legittimati, perché da parte degli organizer dall'altro di Latina in Movimento è stato detto che loro loro hanno detto sulla pagina Facebook che no, questa assemblea non è legittimata. Loro hanno detto che loro Medaffa non ha legittimato questa. Un'altra piccola parte, io te lo dico, certo. Allora, ripeto, vogliamo votare questa sera le proposte che sono state lette, oppure come suggerisce Rita, visto che il comitato non ha partecipato alla stesura di queste proposte, prendoci... Vorrei chiedere una cosa prima di votare. Due mitappe, sì. Vorrei chiedere una cosa, perché che cosa significa rimandare alla settimana prossima, mettiamo caso, che bisogna riunirci tutte e quattro, o che magari mi dà che non ha avanzato proposte ne porti una su, una propria, perché cioè, una base di proposta c'è già. Cioè, non, io non credo che sia necessario che dobbiamo sederci tutti quanti a un tavolo, ma non per esclusione, perché comunque noi quello che volevamo inserire in una proposta già l'abbiamo scritto. Quindi quella è una base sulla quale si può... No, potere... era per trovare un punto tutti e quattro ed essere solo Movimento 5 Stelle, senza essere Medaffa, destra e sinistra. Scusami, trovare un accordo, cioè... essere uno, tutti quanti. Essere uno significa che ci... bisogna arrivare ad una proposta, cioè, pensi che in una settimana si riesca? Un mese e mezzo, no. Io penso che siccome è da un mese che è pubblicata sta riunione, ho capito, e quindi se non vogliono venire, questa è la mia opinione. Democrazia e partecipazione, ma democrazia e partecipazione da parte di tutti, è la prima volta che vediamo noi, come non state qua, vogliamo, perché dobbiamo rimandare? Ma facciamo finire di parlare, io penso che siccome anche queste altre proposte, cioè ve lo dico non perché
o la scienza infusa, perché siccome questa cosa della sintesi delle proposte doveva durare una settimana ed è durata un mese e più, perché è normale che sia così, perché in un 4 ore non ci si riesce. Io faccio la proposta a voi, che è questa anche, per sapere, cioè votare per fare una vostra proposta, perché ripeto, quello che noi volevamo inserire, che per me sono buone tutte e due, sia Pomezia che quella emendata, perché tanto a me, cioè, poi ci sarà comunque una graticola, quindi i paletti che vengono messi sulla proposta valgono fino a un certo punto. Però io voglio sapere quanto dobbiamo aspettare, perché se in questa settimana non si arriva a nessun punto, si vota la settimana, si vota la settimana, decidiamo un attimo, quindi perdiamo altro tempo, una settimana non cambia niente. No, io non ci sto, ho puntato un pomeriggio, non abbiamo votato, siamo qua per votare, possiamo far votare anche online. Se si vota online a me sta benissimo, però è seduto qua, è buttato un pomeriggio. Ma Pomezia, in generale il voto si fa online, c'è diritto a votare online, l'ha previsto, non per votare, non ho capito. Pomezia l'ha previsto pure online. Se ho ben capito, ci stanno due proposte, no? La seconda, quella emendata, se ho ben capito, veniva fuori da il grillo delle cicale e la fine movimento, se non fate questa sera, quindi oggi lui ha aggiunto delle tra virgolette delle critiche, ha detto mi sta bene ma ci sono due punti che non vanno, è giusto? Noi avremo una terza, potremmo avere una terza proposta dove prendiamo, diciamo, quella emendata con le modifiche loro, sì. Se non vogliamo perdere troppo tempo, esatto. Se ci vuole un po' di tempo, cioè sì. Le modifiche per perdere una settimana non si vuole, abbiamo bisogno di tempo. No, scusatemi, scusatemi, allora se questa sera, scusatemi, allora aggiungiamo le due cose che ho detto io alla loro proposta, passa la loro proposta, perché voglio dire, si va a votazione metà della, tra l'altro se non ho capito male manca metà della di Latina in Movimento, votiamo online, non manca, non vengono. Sì, ho capito, ma se sono la loro proposta che hanno scritto da solo, l'intenzione nostra votate la proposta che avete scritto da solo, è quello che non va bene, certo, non c'eravamo, posso aggiungere una parola? Ma la proposta era scritta da sola, eh. Brevemente, sarò breve. Io ti prego un momento, sono la tua. Scusate. Posso? Per cortesia? Dimmi quando posso. Grazie, Tony. E vi scusate che ripeto l'ovvio. Io sono una coordinatrice dell'Agio Meetup e mi prendo tutta la responsabilità, perché gli altri co-organizer non sono assolutamente d'accordo che io stia qui, come io non sono d'accordo che loro non siano venuti. Ecco, per dirvi che non c'è la volontà da parte della maggior parte di comunque come dire, partecipare, grazie. Questa mia scelta non cosa? È un'opera di boicottaggio, hai capito? Se no. Sì, cosa? Il fatto che noi stiamo chiedendo una settimana è che vorremmo portare. Allora, mettiamo online, si vota online, mettiamo tutte le proposte online. Forse non si è capito. La terza proposta è la loro. Ossia, prenderci una settimana di tempo per dare a loro il modo di formulare la proposta. Perfetto. Dopodiché ci incontriamo. No, si vota online, però non si può venire qua ogni volta con voto e poi non si vota. Si vota online. Ma non ci sono 10 persone, ma che stai dicendo? Ma che votano tutti online? Votano tutti quelli che sono d'accordo. Allora non c'è apertura di base, ma non c'è apertura. Perché noi fate la vostra proposta, le mettiamo online, no, si vota online. Discutere qua come secondo me invece si sta rigirando il discorso che abbiamo fatto. Non parlate tra di voi e allora, se qualcuno vuole dire qualcosa. Scusatemi, fino adesso abbiamo detto uno vale uno ed è giusto che sia così.
Abbiamo anche parlato di unione per rendere, per dare a Latina un forte Movimento 5 Stelle e non dei meetup divisi. E adesso c'è chi si preoccupa di sedersi ad un tavolo e parlare di una proposta insieme. Perché qual è il problema? Ma stai parlando a me? Sì. No, io stavo chiedendo, non ho capito. Se voi Non stava dicendo questo. Ho capito così o non ho capito così? Non manipolare le frasi degli altri. Ma no, guarda che non sto manipolando. Ti sto dicendo, sediamoci in un tavolo. Detto, perché non avevo capito perché stai lì giù. Chiudiamo la comprensione. Io ti sto dicendo, sediamoci in un tavolo, i meetup disponibili si siedono in un tavolo, trovano un'unica proposta, che rappresenta un uno Movimento 5 Stelle come nazionale e basta, questo, perché altrimenti poi non valiamo più uno, valiamo come un meetup vale per sé. Quella di risiedere a un tavolo e gestire la sede, c'è la proposta di commessa, c'è la proposta di andata a volta, facciamo votazione e vediamo. Io stavo dicendo, stavo aggiungendo tanto una cosa, io sto cercando veramente, credetemi, di coagulare questo movimento, perché corriamo il rischio di non avere poi la visibilità, che il Grillo non ci dia più la certificazione per andare, e questo voglio evitare. Quindi se perdiamo una settimana di tempo non credo che succeda nulla. Se poi non vogliono venire un altro paio di maniche, se la settimana prossima non si vede, voteremo magari votiamo però per me il termine ultimo era la mezzanotte di oggi. Una settimana, vabbè, una settimana, pazienza. Però basta. Ma io ci rischio di andare spaccato, grazie. Scusa, Razzio, vorrei sapere una cosa, perché mi ha detto chi dovrebbe sedersi su questo tavolo? Chi viene a sedersi a questo tavolo? Può venire anche lei. Questo non è il movimento, però, cioè ci sono dei segretari di partito, ovvero organizer, che decideranno per altri. Ci sono dei segretari? Certo, perché se c'è un tavolo dove si siedono solo gli organizer e decidono la proposta unica, vabbè, ma io credo che sono scusami, ho fatto parlare adesso per cortesia. Dal momento che si richiama con veemenza i fondamenti del movimento, questo non è il movimento. Il movimento si decide tutti insieme, non decidono gli organizer. Quindi fare un tavolo in cui ci sono solo gli organizer non significa movimento. Ecco perché abbiamo fatto questa assemblea. Ripeto poi un'altra cosa: la prossima settimana verrà un altro meetup che si sarà creato e pretenderà giustamente di sedersi a un tavolo e di mettere le proprie proposte. Dove vogliamo arrivare? Al cenone? Al 24 dicembre? A Capodanno? Scusa, perché noi non abbiamo diritto di proporre la nostra? Assolutamente sì. Scusate, avete diritto? Avete assolutamente diritto. Io ho chiamato Claudia e Claudia è qui tre settimane fa, un mese fa, e l'ho informata che ci sarebbe stata questa assemblea. Certo. Però non sapeva. No, attenzione. Però devo poter concludere, perché sennò. Sapevate che si poteva presentare una proposta qui e ora? Quindi ripetere all'infinito il giochetto del tavolo in cui si siedono degli organizer, questo non è movimento. Tra l'altro, ripeto, qui sì, con veemenza, per cortesia. Ma non era oggi la possibilità. Non è un movimento neanche tu mi interrompi sempre. Fallo terminare. Non è un movimento neanche tu mi interrompi sempre, però. Grazie. No, non è il movimento, se non date la possibilità a noi. Scusa, ha un minuto ancora. Facciamolo finire di parlare. Questa possibilità c'era, perché questa assemblea era aperta a tutti e tra l'altro è stato scritto in tutte le lingue che chiunque poteva presentare una sua proposta, anche chi non fa parte di nessun meetup.
se domani viene un iscritto, se oggi veniva un iscritto al Movimento 5 Stelle nazionale che abita a Latina, poteva portare la propria proposta. Ora, detto ciò, per me va benissimo qualsiasi cosa, però attenzione, siamo consapevoli che fra una settimana verrà un altro meetup, perché si sarà creato un altro meetup e vorrà mettere la rispondere all'ordine iscritti un momentino, io ho detto che possono partecipare tutti gli iscritti, non gli organizer, e gli organizer non ce ne può più chi vuole venire qui, leggo solo un attimo l'ordine del giorno. L'obiettivo dell'incontro è quello di allargare la platea e dare la possibilità a tutti gli iscritti dei vari meetup di Latina di poter valutare tutte le proposte che verranno presentate nel corso dell'assemblea. Quindi chiunque è stato invitato a presentare proposte alternative a quelle pubblicate sull'ordine del giorno. L'abbiamo fatta però. Dove? Quindi ci siamo detta, la nostra proposta l'abbiamo detta. Questa è la vostra proposta, non è quindi l'abbiamo detto, Signora, allora, è un emendamento? La si può intendere un emendamento alla prova, quale delle due? No, che le cose vanno scritte insieme, l'ha detto lui. No, io scusate, forse posso venire un attimo. Scusate, con educazione, senza alterare. Allora, io voglio capire una cosa, scusatemi, il mio obiettivo è un altro. Poi se voi decidete stasera a maggioranza di votare, votate tranquillamente e voglio dire, ok, il mio obiettivo è un altro, abbiamo parlato fino a questo momento, parecchi di voi che sono saliti su questo palco, di unione, di come giusto che sia. Allora io da cittadino che crede nelle idee del Movimento 5 Stelle vorrei che al comune di Latina arrivasse il Movimento 5 Stelle, non il meetup Tizio, il meetup Caio, il meetup di là e di qua. Allora io dico, perché non unirsi i meetup con chi vuole partecipare, chi con gli iscritti, e decidere insieme le regole e non arrivare qui e votare una proposta che è stata scritta da pochi, perché a parte noi che non c'eravamo gli amici di Peppellillo, parte di Latina e Movimento non è d'accordo, quindi è un'altra parte di persone. Quindi io dico, abbiamo la proposta è unire e rendere il Movimento 5 Stelle uno. Sì, termine per cortesia, poi c'è un altro intervento. La mia proposta è quella di non votare, ma far sì che tutti i meetup si uniscano e decidano un'unica proposta che rappresenta il Movimento 5 Stelle. Facciamo un altro sforzo per cortesia. Antonietta. Buonasera a tutti, scusate. Luca è più quanto l'ambiente digitale. E non sono stata presente per un po' di tempo, negli ultimi mesi, però da un po' ho cercato di aggiornarmi su quello che stava succedendo. E quello che non capisco rispetto ai vostri interventi ultimi, diciamo, che in linea di principio condivido, è però perché mi sembra che vengano disconosciuti una serie di tentativi di fare un percorso insieme. Perché da quando ho ricominciato a fare attività più assiduamente, ho capito che c'è stato un gruppo di coordinamento che ha tentato delle negoziazioni, quelli che ne hanno fatto parte, se vogliono magari ricordare a tutti com'è andata, cioè, però avevo capito che magari qualcuno non è informato, perché a sentire i vostri interventi sembra che fino ad oggi un meetup abbia fatto le cose completamente isolate in solitudine e che addirittura stasera ci sono volontà di escludere una terza proposta o la possibilità di rivedersi eccetera eccetera. Questo mi sfugge, cioè non capisco perché non è arrivata una mail. Questa stessa assemblea è stata rimandata a Pasquale da quanto? No, ma non è una ventina di giorni, da quanto ho saputo io ultimamente, quindi anche negli ultimi 20 giorni è possibile, cioè chi anche non avesse letto la mail, più o meno la voce corre, ci sono i gruppi Facebook, non so, ognuno come è organizzato nel suo gruppo, però mi rimane veramente difficile immaginare che in un mese, soltanto parlando dell'assemblea, più tentativi che ci sono stati prima veramente non abbia
avuto nessuno degli altri gruppi che non so nel frattempo i percorsi hanno fatto la possibilità di arrivare qui stasera con una proposta. Giusto questo mi sfugge, a prescindere dalla mia posizione sulle tre proposte, considerata la vostra. Stai dicendo che stanno in malafede? Io sto dicendo semplicemente che il Movimento 5 Stelle questo qui non è un segreto. Allora, quello che mi dispiace è di vedere sì, ci sento. Facciamo terminare a definire per l'ordine del giorno. Le cose sono le abitudini, il Movimento 5 Stelle ha uno. Scusa, non è mia abitudine fare degli interventi. Grazie, continua. Non è mia abitudine fare degli interventi strumentali. Sono venuta qui in totale buona fede a dirvi che veramente non lo capisco. Non capisco perché ci sono appunto questi tentativi siano stati disconosciuti. Ho anche detto qualcuno che li ha seguiti più da vicino di me, se ti vuole ricordare. Sì, però non accetto che mi si attribuisca la malafede, sto dicendo non lo capisco, se cortesemente qualcuno me lo vuole far capire, prima di passare a capire se tra le tre proposte ne passa una stasera. Grazie. Allora io vorrei. Allora, di qua ci sono persone. Scusami, Fabio. Siamo di qua dai 3:30 che siamo qui, quindi con passare diverse ore. E un'assemblea del genere deve avere una sintesi, perché altrimenti manchiamo di rispetto a tutte quelle persone che oggi potevano fare qualsiasi altra cosa e invece sono venuti qua e hanno speso del tempo per partecipare. Quindi io sintetizzando, cioè il primo passaggio, come è stato suggerito da Pasquale, vorrei sapere, una domanda secca, alzasse la mano chi oggi vuole votare, tre proposte ci sono, allora chi vuole votare stasera? Ok, mi pare palese che la maggioranza vuole votare stasera. Adesso ci sono tre proposte, partiamo dalla proposta proprio avanzata dal terzo gruppo, quarto gruppo Meetup, da un altro gruppo Meetup. Quante volte si possono votare? Cosa? Le proposte quante volte? Una secca, chi ha votato gentilmente, perché poi è difficile. Allora, qualcuno posso dire una cosa? Non ho fatto un tempo a fare la panoramica dell'alzata di mano. Okay. Il grillo non ha fatto proposta. Aspetta, ripartiamo da capo. Amici di Beppe, aspetta, perché così si ritrova. Ripartiamo da zero. Allora, siccome non ha filmato, allora uno sforzo. Allora, siamo qui, chi desidera votare questa sera? Fai una panoramica. Allora, la maggioranza adesso contrari, quindi 1, 2, 3, 4, allora 4 con 5 contrari stasera. La maggioranza quindi si esprime a favore di una votazione. E 3 astenuti. Allora. Gianluca. E? Amici di Beppe Grillo non vota. Il gruppo Amici di Beppe Grillo riferisce che non ha proposte. Non ci hanno permesso. Non ho ancora detto niente. Aspetta, alla fine poi. Allora, secondo me ci sono messo tre proposte, no, di cui la terza proposta non è una proposta, era quella di rinviare. Sì, è tutto arrivato, raga. O impariamo ad ascoltare, dobbiamo imparare ad ascoltare. L'ha detto pure Di Battista, l'ha detto Di Battista, bisogna imparare ad ascoltare, ragazzi. Allora, con tutto il rispetto per il nostro portavoce. Allora, quindi, partendo dalla terza proposta, deadline una settimana per la formulazione di una proposta di tutti quelli che avranno intenzione di rimettersi sul tavolo e generare quindi una proposta alternativa e lavoreranno insieme, potranno essere loro, chiunque vorrà lavorare con loro. Una proposta unica che dovrà essere portata in una prossima assemblea tra una settimana. Deadline una settimana. Scusa, quindi, dove si farà la prossima assemblea? Chi genererà questa proposta dovrà trovare una location e dovrà ovviamente chi si propone per fare una cosa del genere, come ci siamo proposti noi, dovrà trovare location, invitare tutti i meetup e
e dopodiché si leggerà la loro proposta, le altre due che sono state portate stasera, e si voterà tutti quanti insieme. D'accordo? Allora, chi è per questa... Scusa, solo una settimana, interrogabilmente una settimana. Sette giorni. Aspetta, però una settimana per fare tutti i meetup insieme bisogna che se ne esca con una proposta fatta. E sì. Nel caso in cui non si arriva d'accordo, Scusate, perdonatemi, abbiamo detto che il movimento è partecipazione, quindi il loro gruppo se tutti quelli che vorranno, che stasera sono d'accordo nella stessa proposta, parteciperanno al meetup che verrà organizzato da loro in questi giorni, credo, per sviluppare una proposta. Magari immagino che coinvolgeranno anche l'altro gruppo, l'altra parte dell'altro gruppo di Latina del Movimento che non è venuto in intervenire, quindi li coinvolgeranno e lavoreranno, oppure qualcuno di noi pure magari si avvicinerà. Poi i meetup sono pubblici, chiunque può partecipare, anch'io posso andare, se appena loro lo calendarizzano io vado e collaboro al loro tavolo di lavoro, se sono libero o se abbiamo sempre lavorato così. Quindi allora si procede questa l'ho esplicitata ed è in sostanza la possibilità di mandarli una settimana. Chi è a favore di quel... un attimo solo, no, volevo chiedere a loro, sì. Ma la vostra proposta è possibile metterla online, certo, prima però della prossima assemblea, così la si legge almeno, sì. Allora, come abbiamo fatto noi. Loro hanno proposto di lavorare insieme una settimana, perché il Movimento 5 Stelle è lavorare insieme, non è quella che vogliamo gli altri. Ma il Movimento 5 Stelle, allora non vogliamo la proposta del meetup 256, perché amici di vogliamo quella del Movimento 5 Stelle, che non c'è. Se questa sera viene votata una proposta, se questa sera viene votata la proposta loro, amici di Beppe Grillo si atterrà al regolamento nazionale, faremo una nostra lista, se ci saranno il Movimento 5 Stelle è uno. Posso dire solo una cosa? Il Movimento 5 Stelle, invece stiamo parlando di meetup, allora ci atteniamo a quello che dice Beppe Grillo e che dice il regolamento e lo statuto della nostra comunità. Allora l'assemblea ha deciso di votare, quindi ho esplicitato la proposta, ossia rimandare di una settimana per dare la possibilità al loro gruppo e a tutti quelli che vorranno partecipare con questa iniziativa di presentarsi con un'altra proposta che si affianchi alle due che già sono a un tavolo. Forse scusate, non ho capito bene, ma le proposte ce le abbiamo già. Sì, e adesso dobbiamo votare. Votarla, se non sei d'accordo, non alzi la mano. Allora, la proposta è bene, forse non sono stato chiaro io. Dare. E noi buona serata. Ok, allora. Sì, il gruppo amici di Beppe Grillo. Ma questa non è democrazia, cioè stanno sabotando un'assemblea. Ho capito, prendi le palle e dici adesso. Scusate, rientrate, rientrate, chiudiamo la porta. Scusate, allora. Grazie. Scusate. Allora. Quindi in automatico la loro proposta. No, secondo me la dovresti va votata comunque. Allora, va giusto. Datemi l'input perché se no mi perdo. Allora, avevano fatto questa proposta, quindi ricominciare tutto il processo decisionale, così avevo capito. Per arrivare con zero proposte.
per arrivare no, questo con, non, con la loro proposta, che però una sola proposta che unisse tutti i meetup. Ok, chi è? Raga, però dai andiamo, allora. Sono stanchi, però andiamo avanti, Michela, Michela, per favore, Michela, puoi sedere un attimino, vai via. Io pure dovrei andare via, dai. Michela, devo andare via pure io. Sì, ok, va bene, grazie. Ok, allora chi è a favore della proposta del gruppo che si è che ha abbandonato l'assemblea, gentilmente alzasse la mano, per favore, scusate, entrate, per agevolare un attimo questo triste. Possiamo far dire una cosa a Marco, che sì, è importante. Sì, ok. Marco? Marco? Poi? Marco, lui ha chiesto un attimo di tempo perché c'è una cosa importante da dire. Una cosa molto importante che volevo dire. Siccome molti del meetup, di cui faccio parte, non sono ben informati di tutte queste trattative che hanno fatto gli organizer sia del 256 che della fine del movimento, conosciamo così per detto, per non detto, dice quelli non vogliono fare questo, quegli altri non vogliono fare quest'altro, e allora avevo chiesto un rinvio una settimana perché volevo farmi carico io personalmente di dirlo nel meetup che ci sarà mercoledì, di dirlo agli altri iscritti del meetup di guardate che ne avevano detto un sacco di cazzate, queste qua sono le cose, abbiamo fatto un'assemblea, si era deciso, si era stabilito. Perché non stanno qua? No, perché non sono stati qua? Non lo so, ragazzi, non lo so. Per aizzare l'uno contro l'altro, io sto dicendo perché voglio fare capire anche agli altri che c'è questa situazione. Poi ognuno è responsabile delle proiezioni, se vuole viene la prossima settimana e dice sono d'accordo o non sono d'accordo, tutto sono d'accordo. Io mi faccio carico di avvisare tutti gli altri. Molti di noi non sanno lo sviluppo di questi incontri che sono stati fatti. Ora lui è venuto fuori, lo devo ringraziare, mi ha detto ma voi non siete stati informati, evidentemente non siamo stati informati, qua ci sono altri che fanno parte come me del gruppo, siete stati informati di come andavano avanti le persone. Sì, no. Noi abbiamo fatto. Io parlo del mio gruppo. Ho capito, io te l'ho spiegato fuori, nessuno è stato informato. Noi abbiamo fatto una riunione prima e abbiamo informato dello stato delle trattative, cosa che i tuoi non l'hanno fatto. Però c'è stata una risposta di Saccoccio sull'altro mi danno. Saccoccio risponde come danno. Quindi, lasciamo, non ci stanno, se volevano venivano. Stanno a Piazza del Popolo, ci andavo a parlare dopo. Per farmi carico io di informare. La proposta che è stata allora, io, se tutti siete d'accordo, proporrei allora di votare per questa la proposta del signor Dissone, ossia di. Io direi di procedere comunque alla votazione in modo da di procedere comunque. Di Marco, di votare questa proposta, però nello stesso tempo di votare anche un'opzione B, ossia che non è che si può perdere tempo all'infinito, quindi votiamo per questa possibilità, quindi la tiriamo fuori e votiamo. Se tra una settimana non giungerà alcun'altra proposta, stasera stessa votiamo per le due che sono rimaste, quindi cosa voglio dire? Che votiamo adesso per la possibilità di dare a Marco di fare l'ambasciatore e spiegare bene cosa succede all'interno del meetup in cui lui collabora, e stasera stessa comunque votiamo le due proposte in modo tale che tra una settimana, se comunque non arriverà nessuna proposta alternativa dai meetup in gioco, sarà valida, passerà in automatico la votazione di questa sera sulle due proposte che abbiamo, Pomezia e Latina, e come si è emendata. Non ci sono proposte alternative, le proposte sono queste qua. Lui ti sta dicendo che vuole solo informare, sì, e portare a votare. Sì, no, però io mi sto agevolando, nel senso, no, sto agevolando l'assemblea. Vuole portare a votare altre persone, quindi solo queste due, quindi okay. Sono altre proposte. Io voglio però io penso. Allora, ragazzi, io sto cercando, non è facile la mia posizione. Lo sapevano. Allora. Allora, Marco vuole parlare. Allora,
Allora, Marco vuole dire una parola a favore, diciamo, del Movimento 5 Stelle, giusto, dove c'è Francesco Ritti, eccetera. Ok, è a posto, lo capisco, e in sua buona fede. Quello che non riesco a capire, se lui frequenta, diciamo, da un mese, da quando sono venuti i candidati, adesso mi sono persa, aiutatemi nelle parole, i consiglieri di Pomezia, cioè, io credo che io ci sto pochissimo, l'ho detto all'inizio, cioè quindi non sto lì a seguire continuamente tutte le cose, eccetera, quindi sono una più obsoleta di tutti, sono quella più indietro di tutti. Allora, nonostante che sono indietro, sono qui e frequento, diciamo, le cose, quindi so, sono informata. Allora mi chiedo, e faccio parte di entrambi i meetup, ti voglio dire, allora mi chiedo, se oggi non vedo qui queste persone, qualcuno prima ha detto, sono andati a Roma, se avessi finito il concerto l'avrei detto, ma qualcuno è intervenuto, non sono riuscito a dirlo, sono andati a Roma a parlare non so con chi, con Di Battista, con quello, con quell'altro, dentro di me mi chiedo, è arrivata allo stremo, perché... Cioè, è arrivata allo stremo, perché io, cioè, vengo da un mese e mi, stanno, cioè, mi sono proprio stranciata. Tu apprezzo la tua disponibilità, ma io ho già pensato, ho già sentito altri mediatori che si sono messi in mezzo, in passato, quelli che lo dovrebbero fare, cioè gli organizzatori che vanno alle riunioni, credo Bernardo, credo altri, che poi adesso in questo momento mi sfugge tutto perché sono talmente arrabbiata che non mi ricordo. Allora dico, una settimana, perdiamo un'altra settimana, però cioè non è una settimana di costruzione, secondo me è una settimana di demolizione di chi va continuamente con tanti interessi, tipo lei che viene e vede noi che continuiamo a stracciarci così, cioè se non vengono, è stato detto a tutti, se non vengono non vogliono venire, punto! Allora, no, voglio dire una cosa pratica. Io mi sono letto le due proposte che sono molto, molto stringate e molto simili l'una all'altra. La seconda, quella emendata, se ho ben capito, ribadisco, viene dai due meetup. In una settimana. Cosa può venire fuori? No, nel senso che votiamo, stiamo pratico. Allora, l'unica cosa, come dicevo, è che lo sanno anche, vengono coinvolti anche gli altri. Ma fra una settimana, comunque, o la prima o la seconda seconda. Cioè, e allora sì, il fatto che questa cosa viene votata oggi da 30 persone, o se ci dice bene, fra una settimana da 50 persone, mi spiegate che cambia? Fermo restando che questa settimana rischia di essere un momento di discussione, perché poi verrà fuori un altro gruppo che dice ah però io la cosa l'ho preparata, oppure qualcuno del movimento andiamo avanti, no, è tardi, sono le 8:30, Edoardo, chiedere di passare alla votazione, votiamo la proposta, poi tu ci avrai modo di informare. Osservazione per Marco. Quando abbiamo messo questa assemblea, già da qualche una decina di giorni, subito dopo hanno messo che oggi stanno in piazza, mi pare, no? Alle 6:30 saranno lì, quindi praticamente come per dire noi lì non veniamo perché non ci riteniamo. Sono stati sempre in capo, ho capito, ma il Movimento 5 Stelle, Marco, tu mi insegni perché c'hai i capelli bianchi, il Movimento 5 Stelle è la base, non sono i capi, tant'è che tu stai qua, tant'è che la governanza sta qua, quindi allora voglio dire, vogliamo fare un'altra settimana o facciamo un'altra settimana? No, è votato. Ma perdonatemi, ministro, scusami, va bene, un attimo. Fammi finire però, abbi pazienza. Fatemi finire, Dario. Marco, fammi finire. Ascoltiamo. La proposta di Giambo di dire, va bene, non perdiamo questo tempo e questi soldi di questa struttura. Per favore, votiamo le proposte così come sono. Se tra una settimana, e faccio qui una proposta io, l'altro invitato vuole integrare, annulliamo questa votazione che facciamo stasera e la rifacciamo da una settimana. Perfetto. Però oggi la facciamo perché io non sono sicuro che gli altri vengano la settimana prossima. Non abbiamo buttato il tempo. E tu fai tu, e io ti ho detto annulliamo. Ma io non sono sicuro che vengano stasera, ma facciamo. Ci ho offerto però. Aspetta però.
allora passiamo alla votazione, scusate. La proposta che verrà votata, come dice Pasquale, se ci sarà la partecipazione anche di una buona parte del meetup, la possiamo rivedere insieme, non ci sono problemi, non è la Bibbia che dobbiamo attenerci a quelli, penso, no? Giusto? Sì, certo. Però è utile non votarla adesso perché poi dobbiamo rimandare. Allora, votiamola, fermo restando che comunque abbiamo modo di rivederci e di discutere. Allora, passiamo alla votazione della proposta di Pomezia, quella base che l'abbiamo letta prima, quindi per alzata di mano chi è favorevole alla proposta di Pomezia? Vado via Pomezia. No, aspetta. Allora, praticamente che la disponibilità per il candidato sindaco è... Lascio la mano, vai. Stiamo rivedendo, Il candidato sindaco era tutti coloro iscritti al meetup continuativamente da almeno 2 anni consecutivi fino al 30/10/2014. I criteri. E poi tutti coloro che daranno la disponibilità dovranno anche obbligatoriamente darla per consigliere, cioè chi non verrà eletto sindaco, chi non verrà scelto come candidato sindaco, non è che poi si può tirare fuori, quindi dovrà partecipare anche alla carica di consigliere. Che la votazione era aperta a tutti gli iscritti fino alla data del 30 maggio 2015, che è quella coincidente col commissariamento del comune, 2 preferenze per ogni votante, i 5 più votati presentati la documentazione e andranno anche al voto della gente, cioè in piazza, con banchetti in piazza, quindi si estenderà il voto anche a chi vorrà avvicinarsi al partito. Questo è per il candidato sindaco. E per i consiglieri, grosso modo, dove è dietro? La disponibilità consigliere di tutti gli iscritti sempre al 30 maggio 2015. E non ci sono paletti riguardo gli RSVP. Mentre la nostra. E dovranno tutti partecipare ai tavoli di lavoro. Certo, i selezionati dovranno fare attività nei tavoli di lavoro per stilare il programma, ovviamente. Quella nostra emendata invece prevedeva dei paletti di partecipazione, giusto per selezionare un pochetto le persone. Sì, quella emendata porta di paletti. Sì, ma quella emendata ad esempio la votazione è allargata solo al comune di Latina. Quella di Pomezia era la provincia di Latina. No. Quella di Pomezia faceva dei banchetti per 3 giorni e questa di Latina li fa per un giorno solo. Sì, vabbè, c'è sì, una differenza. Sì. Ci sono piccole differenze. Per i cittadini li fa per 3 giorni. 2-3 giorni. 2-3 giorni. Però quella del comune è un errore su quella di Pomezia. È un errore che è stata scritta da loro e non è stata corretta da parte nostra. Loro l'hanno fatta sulla base di Pomezia, invece Latina è il capoluogo di provincia. Quindi. Edoardo, sulla proposta di Pomezia è un errore quello che nomina solo il comune, perché se capoluogo di provincia possono far parte della lista anche persone che non sono del comune. È un errore quello. Ok, ragazzi, sintetizziamo però, dai. Allora, vota, allora, votazione per la proposta di Pomezia. Puoi riprendere per favore? Un momento. Allora, tenete le mani in alto. Seduti. No. Pomezia. Venti, 21. Contrari? Per la proposta emendata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, quindi passa Pomezia base. Questa è finita. Scusate un attimo. Marco, scusa, abbi pazienza. Marco,
per favore, sto parlando con te e sta cercando di dirlo a tutti. Questo però, questa votazione non avrà validità se la settimana prossima il 5 sera di al Movimento vuole fare organizzare un'assemblea generale con tutti, per cui verrà una nutrita a loro cura, noi saremo ospiti vostri per rifare questa votazione sulle proposte. Okay? Quindi se riusciamo a farla, questa non ha validità. Se non riesce a farla, questa ha validità, è chiaro? Ok. Mi prendo io le cose di Michele, okay. Che prima è andata via. Sì.